Io sono Fabrizio Longa, diciamo che sono da un lato il padrone di casa di questa baradame in cui siete, che era la vecchia sede della Farmitalia Carlo Erba, giusto per chi si ricorda di Milano, e che noi abbiamo ristrutturato e oggi è diventata la nostra palazzina, diciamo, direzionale, in cui abbiamo anche degli inquilini che avete visto che sono. Il gruppo di cui io sono amministratore delegato si chiama CEIFI, Gruppo Energetico Italiano, ed è un gruppo che da 50 anni si occupa di energia, uno dei gruppi storicamente nel settore dell'energia. In realtà a questo convegno e con gli amici ci sono in un'altra veste, che è quello di amministratore delegato, però di Polibre, cioè quindi del Parco Scientifico Tecnologico della Valle Scrivia, che è uno dei parchi scientifici, uno dei sei parchi scientifici tecnologici che la Regione Piemonte ha in attività. Vediamo un attimo che cos'è, giusto per presentarci un secondo, un polo di innovazione, perché penso sia una cosa interessante per chi piemontese non è, anche perché la Regione Piemonte ne ha fatto un po', come dire, punto di frontiera, no? Non so se il professor Raccare è d'accordo con me, no? Il Politecnico poi ha subito aderito anche a queste cose, andando a riprendere quello che dice la legislazione della Unione Europea. Che cosa sono in realtà questi poli di innovazione? Sono raggruppamenti di aziende innovative, nascenti, piccole e medie, grandi imprese, organizzazioni di ricerca, che operano nel settore scientifico e tecnologico per stimolare attività innovative tramite la promozione di interazioni intensive, la condivisione di strutture e lo scambio di conoscenze e esperienze professionali. Cioè, la cosa interessante è che si parla parecchio in Italia di innovazione tecnologica, di ricerca, di sviluppo, si parla, io ritorno a dire, poi bisogna però passare dalle parole ai fatti, come diceva Aristotele, appunto, no? Quindi potenza è atto. Quindi è bene che non si facciano le cose in potenza, ma no. Questo è un tentativo. Quali sono gli altri poli di innovazione e chi sono i soggetti gestori? Quindi ce ne sono altri, come vedete, 12 sulla ICT, quindi Information Communication Technologies, che è anche tema, mi sembra, di stamattina, l'agroalimentare, la creatività digitale, la multimedialità, la chimica sostenibile e il tema nostro, comunque, le energie rinnovabili e i biocombustibili. Tema, se vogliamo, ancora più di attualità, visto dove stiamo andando in questo momento, anche domenica, ma qui non apriamo nessuna parentesi di nessun tipo. Quindi molto molto interessanti da questo punto di vista. L'iniziativa, il Parco Scientifico e Tecnologico, è un'iniziativa promossa dalla Regione Piemonte e quindi negli ultimi 10 anni, come dicevo, ha sostenuto la creazione di questi 6 parchi scientifici tecnologici. Chi sono gli azionisti? Gli azionisti Finpiemonte, 79%, le banche, soggetti privati locali, grandi gruppi industriali in sostanza, e c'è anche, c'era, non so se c'è ancora, il Politecnico di Torino, perché hanno motivi di statuto, ad esempio i politecnici, che gli vietano alcune partecipazioni, cosa che è una follia secondo me, perché in realtà al contrario sono una parte interessantissima per lo sviluppo e il collegamento poi con le industrie. Dove siamo? Siamo ubicati, come diceva un economista, in un territorio di cerniera, lo diceva Bonomi questa cosa, e i territori di cerniera in genere non hanno mai identità. Noi siamo fra Piemonte e Lombardia, in quella che si chiamava la vecchia Marco Bertenga, cioè che poi i politici a un certo punto hanno segato, ma c'è gente che si sente piemontese in Lombardia e lombardo in Piemonte, in questi territori. Il bello è che questo spirito però di imprenditorialità, come vedete, ha fatto nascere sul territorio tantissime azioni. Noi siamo qua come polo e queste cose che voi vedete a contorno, qui c'è l'autostrada, ci sono tutte le autostrade, Milano-Genova, Torino-Piacenza, il porto di Genova, quindi un retroterritorio favorevolissimo,
e con un tessuto agricolo e industriale che quindi ha favorito proprio la nascita sul campo di attività non solo sperimentali, ma di fatto proliferare di generazione da biomasse. Abbiamo un centro, un'azienda leader come Chemtex nel campo dei biocombustibili, un'altra iniziativa, la Oxen di Mezzana Bigli, collegata alla raffineria del Po dell'Eni di San Nazaro sui biocombustibili anche lì. Insomma, il territorio è diventato una cosa che sta partorendo qualcosa di positivo. Missione niente, andiamo niente niente, salto, vediamo chi sono i soggetti associati. Quindi la forma è un'associazione temporanea di scopo e i soggetti associati sono 52 organizzazioni, un soggetto gestore, l'università, tre università, Politecnico di Torino, Università di Torino, Università di Piemonte Orientale, due centri di ricerca, CNR, CRA, PLF, 34 PMI e 12 grandi imprese. Quindi direi che ci si comincia a muovere. Tutti i poli stanno muovendo imprese e stiamo cercando anche di creare un network che credetemi, a dirlo parole sembra una roba semplicissima, invece di una complicazione bestiale, già far parlare un alessandrino con uno di Cuneo, e poi a volte parliamo di internazionalizzazione, insomma, no? Ecco. Già dovremmo fare una deregionalizzazione, ecco, che sarebbe già un grandissimo salto. Qua niente, la composizione degli associati, che cosa stiamo facendo? Beh, questi, sostenere la ricerca di biomasse agroenergetiche in linea con un modello di sviluppo ecosostenibile del territorio, sfruttamento ottimale delle risorse agricole, evitando conflitti con la produzione di uso alimentare, quindi smettiamola di dire che non si possono sviluppare determinate cose, al solito se uno ha testa e ragiona tutto si può fare, se invece diventa tutta demagogia niente si può fare. L'obiettivo 2 è individuare processi innovativi di produzione di energia da biocarburanti, bioetanolo e seconda generazione, e l'obiettivo 3 è contribuire al raggiungimento dei target prefissati dal pacchetto Clima Energia 2020, in particolare per quello che riguarda la riduzione dei gas serra. Nel fotovoltaico quali sono gli obiettivi in particolare? Realizzare una filiera tecnologica innovativa per il fotovoltaico di terza generazione, quindi non si può vedere, come abbiamo visto fino adesso, campi che sfruttano una tecnologia vecchia di 30 anni, perché poi questa è la realtà. Quindi abbiamo fatto diventare questo non un business tipo tecnologico, ma finanziario speculativo puro. È chiaro che la traiettoria va corretta, evidentemente, no? E questo è uno scopo che noi ci stiamo prefiggendo. Il secondo obiettivo è quello di individuare soluzioni prodotto processi innovative per aumentare l'efficienza, ecco qua 30% dei costi, questo perché si arrivi alla famosa parity grid, che è poi l'obiettivo da raggiungere, non si può continuamente sostenere con incentivi. L'obiettivo 3 è studiare nuove applicazioni nel fotovoltaico attraverso l'utilizzo integrato, e questo mi sembra che ormai anche il quarto conto energia vada decisamente verso questo territorio. L'altro punto fondamentale è che tutti parlano di produzione di energia e nessuno mai di distribuzione, come se l'energia si fermasse lì. In realtà invece la cosa fondamentale è, una volta che questa energia la sia prodotta, in metterla in rete, e il comportamento delle reti abbiamo visto come è turbato, diciamo così, da immissione in rete di fonti discontinue, di stacchi di rete dall'immissione. La produzione eolica è un dato di fatto, insomma, no? Per cui si parla sempre di più di smart grid e obiettivi di questo tipo. E basta, io non vorrei dire nient'altro, direi semplicemente che mi fermo su questa slide per dire che cosa? Che abbiamo cercato di individuare quindi degli ambiti tematici, delle traiettorie progettuali, delle linee di sviluppo molto chiare, partendo però da una cosa che deve essere chiara a noi, come alla politica, come a tutti, che si riesce a migliorare solo ciò che si riesce a misurare, come si dice, con un sano criterio di qualità. Quindi bisogna avere prodotti, processi innovativi, valenza applicativa, forte prossimità al mercato, ecco perché servono i poli di innovazione, con evidenza dei risultati tangibili, misurabili e confrontabili.
Se questo non avviene, sono tutte parole. E il tutto, noi speriamo, si possa nel tempo tradurre in una crescita competitiva di sistema, favorendo lo sviluppo delle imprese esistenti, la creazione di un indotto che poi porti a una occupazione qualificata che non può che essere il futuro se noi vogliamo andare avanti un pelino anche in questo paese. Vi ringrazio e mi scuso se ho rubato un po' di tempo.